Angelo Pezzo, Duca di Cassano. Ma per tutto quanto, io sono fra diavolo, e fra diavolo voi adesso, specialmente voi, che mi sto per morire. Oggi, 11 novembre 1806, mi tocca tra voi. Se francese gentleman, ma è dritto. Sei finito, frere diavolo, domani. Che sei a dire, non mi parlo da loro, che gli dispiace? Il bambino è finita. Pare vero che dispiace, che tutto quello che si è fatto passare 7 anni fa, e pure stavolta, perché stavolta manca c'è un tanto liscio. Lo sapete perché mi hanno fatto Duca? Perché sono un giudice francese, proprio a Cassano, e mi hanno dato il titolo di Duca. Dopo, però, mi hanno mandato a Sora. Mi hanno mandato a Sora in luogo che non è Italia. La prima battaglia la sono fuggita, la seconda la sono perduta. E in entrata, gli hanno fatto quello che sanno fare loro quando entrano nel paese. Povera Sora e povero Sorano. Io sono da scappare, ho la valla rovente, e poi sono cercato di lì verso a terra per congiungermi all'esercito. Ma già sono fatta. Poi anni mi hanno arrivato e si è cominciato la battaglia. Il rivolto gioveva, il fucile non funzionava. Siamo combattuti con la mano, 600 francesi, e ne è rimasto in terra. Mi sono sganciato e si è continuato. Però poi non è andata bene. Non è andata bene perché alla fine mi hanno acchiappato. Mi hanno acchiappato, ecco, mi hanno portato a Napoli. Volevano far entrare l'esercito loro. Dice, entra che non, premiere con colonnello e combatte insieme a noi. Ma che chi si pensa che sta parlando? Che sta parlando? Fra diavolo mica cagna come cagna i venti. Fra diavolo è fra diavolo. Ma voglio morire, però voglio essere fedele a quello che sono stato. Boh, oggi mi aspetta da buca. Tenessa dice che non me ne frega niente di morire, ma non è vero. A tutte quante mi dispiace morirsi. E soprattutto mi dispiace la sua moglie, ma i due figli femmine, ancora piccoli, mi hanno venuto pure a trovare. Mi sono messa a chiangere, mi sono messa a chiangere pure io. Ma che ci posso fare? Mica la sono scertica mi dico morire. Voi sapete una cosa, se dice che lì ci sta Giuseppe, se tiene a campare che gli aiuta di padre terra, campano con me o senza di me. Quello che mi dispiace, che non mi piace soprattutto, è tutta questa cerimonia che tiene a fare attorno a Sagrosa. Non bastava la fucilata, subito, morto, no. È venuto due frati che accompagnano i morti, accompagnano i condannati a morte. È venuto, si è messo a fare tutto l'oggiacolatorio, la preghiera, le cose. E io sono provato a ambecciargli i capi di chiacchiere, ma mi sa che non ci hanno capito niente di quello che gli sono detto. Perché tanto loro che non lo fanno per mestiere. O di innanzi fra diavolo, o di innanzi ci francesche, è sempre la stessa cosa. Dopo me ne ho portato alla messa, sono confessato. Ho fatto la comunione, il mo che esce, vedi tra bucco che abbatto, sente pure tutta la gente che applaude, chiama i nomi miei, si sente pure che ho fucilato, andate. Gli dico, state ferma e state attenti, perché chi lo sapete quanto sono volenoso. Chi sono capace di fare una lestra, uccidere a tutti quanti, prima di fare una cosa, ci deve pensare bene. Io mo azzecco che la scala e me ne vado. Pensate bene a quello che tenete fatto, che io lo mio lo so fatto mo e lo so fatto nel 1799. E così, 11 novembre 1806, siamo morente il colonnello Michele Arcangelo Pezza, Duca di Cassano.
Ma fra diavolo non sei morto. Tant'è vero che tu scendi in basso all'Europa, ancora se ne parla. Perché alla fine, fra diavolo siamo noi. Siamo in 1799. Siamo quelli che siamo stati capaci di fare quando ci siamo impegnati, veramente. E ricordatevi bene una cosa, il 1799 siete voi, e chi vi fa ricordare male o vi fa ascoltare, state sicuri che non vi può bene.